Buonasera, ben ritrovati a questo nostro appuntamento settimanale con Segno 7 e stasera vogliamo fermare la nostra attenzione sull'ultima enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, promulgata la vigilia della festa di San Francesco, nuovamente ad Assisi, firmata proprio sulla tomba di Francesco, il 3 ottobre dello scorso anno. Un'enciclica che in un certo modo segna una svolta o comunque anche un prolungamento di questa riflessione che Papa Francesco porta avanti. E stasera siamo qui insieme a Nedo Migliorini, che saluto e ringrazio di cuore per aver accettato l'invito a dialogare con noi su questa enciclica che, ripeto, è davvero un punto di svolta del pensiero di Papa Francesco. È stato dirigente scolastico negli ultimi 11 anni, poco prima di concludere il suo lavoro, prima aveva insegnato filosofia sempre nei licei. E quindi davvero sono felice che sia qui con noi questa sera. Vorrei iniziare questo nostro breve percorso dentro questa enciclica con due evocazioni, due spezzoni di due discorsi davvero cruciali che Papa Francesco ha tenuto. Il primo di questi due discorsi risale all'incontro ad Abu Dhabi, nel quale fu firmata la cruciale, alla quale fa riferimento l'enciclica, Dichiarazione sulla fratellanza umana, insieme al grande imam della grande moschea di Al-Azhar, del Cairo. È un momento cruciale, un incontro davvero speciale, nel quale il Papa, evocò un'immagine che vi prego di, notare durante questo spezzone del discorso. Prego. Con animo riconoscente al Signore, nell'ottavo centenario dell'incontro tra San Francesco di Assisi e il sultano Al-Malik Al-Kamil, ho accolto l'opportunità di venire qui come credente assetato di pace, come fratello che cerca la pace con i fratelli. Volere la pace, promuovere la pace, essere strumenti di pace. Siamo qui per questo. Il logo di questo viaggio raffigura una colomba con un ramoscello di olivo. È un'immagine che richiama il racconto del diluvio primordiale presente in diverse tradizioni religiose. Secondo il racconto biblico, per preservare l'umanità dalla distruzione, Dio chiede a Noè di entrare nell'arca con la sua famiglia. Anche noi, oggi, nel nome di Dio, per salvaguardare la pace, abbiamo bisogno di entrare insieme, come in un'unica famiglia, in un'arca che possa solcare i mari in tempesta del mondo, l'arca della fratellanza. Il punto di partenza è riconoscere che Dio è all'origine dell'unica famiglia umana. Egli, che è il creatore di tutto e di tutti, vuole che viviamo da fratelli e sorelle, abitando la casa comune del creato che Egli ci ha donato. Si fonda qui, alle radici della nostra comune umanità, la fratellanza, quale vocazione contenuta nel disegno creatore di Dio. Essa ci dice che tutti abbiamo uguale dignità e che nessuno può essere padrone o schiavo degli altri. Il secondo filmato che vorrei proporvi, è preso dalla preghiera toccante e struggente che Papa Francesco ha fatto pochi mesi fa, il 27 marzo, e che è stata seguita, penso, da tantissime persone in Piazza San Pietro, in quella Piazza San Pietro completamente vuota, bagnata dalla pioggia. E la stessa immagine è stata di nuovo evocata con riferimento al brano evangelico che Papa Francesco voleva commentare quella sera, e prego il servizio. Tutta la sera, così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato. Da settimane sembra che sia scesa la sera, fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Si sono impadronite delle nostre vie
riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio. Si sente nell'aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti, tutti, come quei discepoli che parlano a una sola voce e nell'angoscia dicono: siamo perduti. Così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. Penso che si sarà colto il riferimento alla barca. Nel primo discorso Papa Francesco parlava della barca della fraternità e diceva che era urgente come l'arca, questa grande barca di Noè che si preparava al diluvio, proprio urgente salirci proprio di fronte a un diluvio, in quel caso simbolico. Nel secondo discorso questo diluvio è quello evidente nel quale tutti noi oggi in un certo senso ci troviamo, è quella barca nella quale tutti siamo chiamati a stare, stiamo, e tutti siamo invitati a remare, è la barca dell'umanità nella situazione della pandemia. E dal tuo punto di vista, caro Nedo, quale impatto ti sembra che stia avendo questo appello forte di Papa Francesco alla fraternità? E che ruolo sta giocando in questo appello la pandemia in corso? Le reazioni prevalenti e numerose alla enciclica, di cui si può avere anche visione solo scorrendo qualche motore di ricerca sul web, sono tantissime e prevalentemente positive. Ve ne sono di entusiastiche, altre più prudenti, rare sono quelle più critiche, in genere provenienti da ambienti cattolici, tradizionalisti e un po' ottusi. Ciò che mi sembra attualmente manchi, ma è perfettamente comprensibile, è la reazione di quei soggetti che primi sono interpellati dal Papa, cioè i leader politici, i quali si capisce bene, e la lettura che dà della politica Papa Bergoglio è molto chiara, esplicita: la politica si è ridotta a marketing, e quindi la risposta di questi leader è manchevole. Si spera che, la lettura e la comprensione di questo meraviglioso testo possa, nonostante l'attuale, ripeto, mancanza di voce di questi soggetti, colpirli, coinvolgerli. Dal mio modestissimo punto di vista, io spero che l'appello alla fraternità di Papa Francesco stimoli costoro, particolarmente i responsabili politici e i responsabili educativi, i quali, più che a manifestazioni pubbliche di consenso, sono invitati all'azione, ad agire. E il Papa è prodigo nella stessa enciclica di indicazioni da questo punto di vista. Mi chiedi poi della pandemia. Essa è richiamata esplicitamente nel testo e costituisce quasi un esempio della tipicità del nostro tempo e delle stesse strategie indicate da Papa Bergoglio per affrontare i grandi drammi del presente.
Il tratto specifico della pandemia è la sua natura globale che coinvolge l'intero pianeta. È essa stessa un processo di globalizzazione e quindi si presta a rappresentare quelle strategie comuni, inevitabilmente fatte di solidarietà, di collaborazione, di dialogo, di collaborazione tra i popoli, tra i governi, che costituiscono l'auspicio fondamentale per mettere le gambe a quell'idea di fraternità a cui lui fa riferimento e che costituiscono gli strumenti unici per poter affrontare i temi del presente, uno sui quali batte enormemente il Papa in questa enciclica è quello dei migranti, il dramma dei migranti, il dramma della violenza, questi grandi fenomeni globali possono essere affrontati e risolti soltanto in uno spirito di collaborazione. E questo è l'auspicio che, osservando anche il fenomeno della pandemia, si presta ad indicare un'analogia di strategie. Grazie, grazie Nedo. E a questo punto direi che vogliamo un po' provare ad entrare più da vicino nella struttura, nei contenuti di questa nuova enciclica di Papa Francesco, e lo facciamo con l'aiuto, in un altro servizio, di Paolo Foglizzo, che è uno dei redattori della rivista milanese Aggiornamenti Sociali, una preziosa rivista che svolge un ruolo di lettura della situazione sociale e culturale nel nostro paese e anche oltre, con la quale collaboriamo anche con la nostra trasmissione. A Paolo Foglizzo abbiamo chiesto brevemente di metterci in evidenza quali sono i punti nodali intorno ai quali è costruita, qual è il messaggio centrale, quale collegamento con l'enciclica Laudato Si, che è stato ben anche messo in evidenza da molti altri commentatori. E poi un'ultima domanda che ci apre un po' lo scenario verso la conclusione della nostra riflessione. Quale tipo di Chiesa pensa Papa Francesco nel indirizzare anche alla Chiesa questo suo messaggio, questo suo forte appello alla fraternità? Prego. Indicherei soprattutto uno, ed è il fatto che Papa Francesco vuole coinvolgere ciascuno dei lettori dell'enciclica nel suo sogno, il sogno di fraternità e di amicizia sociale di cui parla fin dall'inizio il numero 6. Dobbiamo intenderci bene, per Papa Francesco il sogno non è la fuga in un mondo alternativo, ma è una visione capace di orientare il cambiamento, capace di ispirare le persone a fare qualcosa di diverso. E questo sogno di fraternità e di amicizia sociale nasce dal contrasto fra la lettura della realtà, una realtà molto dura e drammatica come la conosciamo, quella del nostro mondo, e la pandemia ce l'ha rivelato ancora di più, che è piena di contraddizioni e in cui sentiamo il peso della mancanza di fraternità. Bene, questa realtà è in contrasto con la visione della parabola del buon samaritano, che è l'ispirazione di tutta l'enciclica, che su cui il Papa riflette nel capitolo 2. Allora, mettendo insieme la realtà con le sue contraddizioni e questa visione evangelica, nasce questo sogno che vuole orientare e vuole spingere le persone a provare a mettersi in cammino verso la fraternità. Direi che il messaggio centrale è poi la concretizzazione, l'esplicitazione di questo nucleo fondamentale, mi sembra proponendo proprio quello un cammino, un passaggio, per esempio utilizzando i titoli stessi dei capitoli, il passaggio dal mondo chiuso del capitolo primo al mondo aperto del capitolo terzo e quarto, oppure sempre utilizzando un'espressione che ricorre molto molto spesso ed è un po' tipica di Papa Francesco, quella di andare oltre una realtà limitata, che vuol dire appunto iniziare un processo, iniziare un cammino che è anche di conversione, e questo su tre piste, mi sembra.
La prima è superare, andare oltre un mondo di soci, dove i soci sono quelli che stanno insieme per convenienza, e tornare a una socialità che stia insieme ispirandosi al bene comune. E questo è il senso, per esempio, del lungo capitolo 5 che è dedicato proprio alla migliore politica. Poi abbiamo un secondo percorso che è quello di andare oltre le frontiere, e le frontiere per Papa Francesco sono tutto quello che divide noi da loro, che è un'opposizione molto frequente nel discorso anche politico di questi anni. E qui la proposta del Papa è quella della cultura del dialogo, proprio per andare oltre a tutto ciò che separa e divide. E infine, il terzo asse di conversione è quello di andare oltre la menzogna e la manipolazione. Il Papa è molto attento e cattura qui lo specifico del problema della società dell'epoca delle fake news, essere così preda della menzogna e della manipolazione comunicativa. E per questo viene proposto il cammino della verità, riconciliazione e perdono, proprio come antidoto alla menzogna e alla manipolazione. Vedo un collegamento molto immediato di prima lettura in cui Laudato Si ci ripeteva quasi a ogni pagina tutto è connesso, quindi tutti gli aspetti del mondo, così l'ambiente, la natura, e Fratelli Tutti invece ci dice siamo tutti connessi. Quindi è continua e approfondisce la riflessione su questa interdipendenza, questo legame da cui siamo tutti uniti, con particolare attenzione in Fratelli Tutti al legame tra le persone, mentre in Laudato Si' l'attenzione era sul legame a livello, per dire, così dire, cosmico. E poi c'è un legame molto più forte, ma un po' più profondo, che è l'ispirazione che entrambe le encicliche traggono dalla Evangelii Gaudium e in particolare dalla preoccupazione che si manifesta fin dalla Evangelii Gaudium e che poi è caratteristica di tutto il pontificato di Papa Francesco, che è quella per costruire popoli, costruire un soggetto collettivo, costruire un noi, dice la Fratelli Tutti, che è proprio quel soggetto collettivo che può farsi carico del bene comune, abbattendo le frontiere, le divisioni e andando contro, per esempio, anche l'individualismo. La radice comune delle due encicliche è in quel numero 220-221 di Evangelii Gaudium, dove per primo viene proposto questo scenario della costruzione del popolo. È interessante perché che il Papa parla del ruolo dei credenti senza specificare quali. In qualche modo si rivolge ai credenti di tutte le religioni e tra questi ovviamente ci sono anche i cristiani, ci sono anche i membri della Chiesa. Così la Chiesa è immaginata come una comunità di credenti in mezzo a tante altre con cui entra in dialogo e in rapporto. Ricordiamo che nel documento di Abu Dhabi, che quel capitolo riprende per lunghi brani, il Papa diceva che il documento, meglio, dice che il pluralismo religioso fa parte del disegno di Dio. Quindi la Chiesa è immaginata insieme una tra le tante comunità di credenti che all'interno della famiglia umana hanno insieme il compito di testimoniare e custodire la fraternità, proprio perché al loro interno vivono dei legami che possono diventare un pochino di fermento per l'insieme della società. Per fare questo, le comunità di credenti devono accettare di entrare in dialogo e di abbandonare le opposizioni che magari anche per molti secoli le hanno divise e portate a combattersi. Come abbiamo sentito nella sintesi di Paolo Foglizzo, l'enciclica si chiude nell'ottavo capitolo con questo fortissimo appello a tutte le religioni per farsi in qualche maniera strumenti di questo cammino di fraternità.
Abbiamo chiesto a due esponenti delle due grandi religioni abramitiche, l'ebraismo e l'islam di Firenze, al rabbino capo di Firenze e all'imam del carcere di Sollicciano, la loro, come dire, parola, la loro riflessione riguardo a questo appello molto forte che Papa Francesco ci ha rivolto e rivolge a tutto il mondo, la Chiesa, in questo senso, a servizio di questo cammino di fraternità di tutta l'umanità insieme a tutte le altre grandi religioni. Prego. Proprio così, nel senso che le comunità ebraiche proprio nel loro DNA hanno un po' questo, hanno questo aspetto, è un po' la caratteristica che ha accompagnato la storia del popolo ebraico, soprattutto in ambito diasporico, in tutta la sua storia. Mi piace sempre ricordare un commento fatto da un grande maestro del Novecento, il rabbino Soloveitchik, che nel commentare l'incontro tra Giacobbe e Esaù, che è l'incontro che avviene subito dopo il nome che riceve Giacobbe di Israele, quindi è un momento veramente identitario, cioè il rapporto con l'altro, il rapporto in generale, dice che Giacobbe riceve tre domande: chi sei, dove vai e che cosa porti con te? E le risposte sono che chi sei e dove vai sono un elemento intimo, è un qualcosa che a chi sei sono Giacobbe, dove vai? La risposta anche in quel caso è da Giacobbe, cioè questi due sono elementi identitari che non possono essere messi in discussione, ma cosa porti con te è un'offerta per tutti. Allora, nell'identità del popolo ebraico c'è una grande forza identitaria, ma anche il desiderio e la missione anche di partecipare al bene collettivo e cercare di portare un contributo. Per non rimanere però nel vago, quindi la prima cosa da dire, però ci tenevo a dire, era proprio questo, che il miglior contributo che uno può dare prima di tutto è essere se stesso e quindi cercare di portare il proprio contributo veramente specifico. Ecco, un contributo invece andando più nel pratico, che secondo il mio modo di vedere una comunità ebraica deve dare alla società in cui vive, soprattutto di questi tempi, ecco, credo che sia invitare tutti alla ricerca del vero, e non ho detto apposta verità, perché dal mio modo di vedere la verità è sempre un qualche cosa di soggettivo. Al vero è molto difficile arrivare, però si deve tentare di farlo. Ecco, in questo senso è una cosa che ho detto più volte negli ultimi tempi, ma che sento molto vera e molto forte. Se noi ammettiamo di vivere nell'era della post-verità, facciamo veramente un grandissimo danno a noi stessi. Vedete tante volte, anche nei telegiornali, ma più o meno ovunque, delle verità lanciate come tali, senza un minimo di discussione, senza partire anche dal punto di vista dell'altro. E questo è un qualcosa che fa veramente male alla società. Credo che l'ebraismo, forse anche in virtù della grande eredità che ci ha lasciato il Talmud, un testo scritto 1500 anni fa, ma che è ancora veramente molto attuale, è molto attuale nel suo metodo, perché l'essenza del metodo talmudico è prima di tutto riconoscere chi ci sta di fronte e pensare che chi ci sta di fronte contribuisce insieme a me, insieme alle mie opinioni, alla costruzione di qualcosa di più grande. Allora, in un mondo in cui veramente si vede sempre di più il tentativo di delegittimare il prossimo, credo che forse questo può essere un contributo importante che l'ebraismo può dare, cioè riuscire a creare un dialogo tra le persone che sia veramente costruttivo, e perché lo sia è fondamentale che per prima cosa si riconosca, come dire, non solo la dignità, ma si riconosca in chi ci sta di fronte una persona con la quale si può costruire qualcosa di più grande. E l'altro contributo l'abbiamo chiesto appunto all'imam del carcere di Sollicciano, Hamdan Al-Zakri, e prego la regia di mandarlo subito in onda. E questo penso che non soltanto un appello un appello rivolto a tutta l'umanità, quindi a tutto l'universo. Certamente la comunità islamica, parlo della comunità islamica italiana,
sia come Yokoi ma anche come comunità islamica locale, cerchiamo di lavorare grazie anche alla fede che ci aiuta, ma anche al contesto della convivenza, della pace. Però certamente con questa pandemia la fratellanza ancora ci chiama di più, ma non solo con la pandemia, con tutta la, diciamo, il momento storico molto difficile che anche nell'enciclica è ricordato. Come dire, la fratellanza, no? Che è bellissimo, perché ho cercato anche di guardare, no? Anche la sua declinazione, che in italiano è femminile, in arabo è femminile. Cioè il femminile in arabo, cioè proprio poi nel contesto religioso, soprattutto islamico, dove il cioè come la terra, il sole, il paradiso, la misericordia, no? È declinato sempre al femminile, perché comunque dove c'è il femminile c'è una rigenerazione, c'è una vita che rinasce. La fratellanza è il femminile, perché vivere da fratelli è costruire la fratellanza, non una fratellanza passiva ma attiva. Tu assolutamente puoi affrontare anche i problemi quotidiani, quindi iniziando da una fratellanza comunitaria, quindi all'interno della comunità, alla tua società, al tuo vicino di casa. Quindi essere fratelli localmente, ma estendere la fratellanza in maniera globale. Questo anche grazie alla fede, perché comunque non puoi vivere senza il tuo fratello. Sappiamo bene, soprattutto le religioni abramitiche, no? Adamo, Caino, Abele, no? Cioè Dio non ha fatto nascere uno solo, ma ha voluto che sia l'altro che ha un fratello. E quindi è molto importante. Tu non puoi esistere su questa terra da solo. È il tuo fratello, è il tuo sostegno, è la tua forza per andare avanti, per affrontare i problemi quotidiani, ma anche le difficoltà che la vita, le dinamiche della vita, ce lo mette davanti nella nostra strada. Certamente in questa cosa noi cerchiamo molto sulla formazione, cioè la fratellanza chiede elementi fondamentali, perché non è facile all'interno della famiglia. Non è il fratello soltanto di un legame familiare o sanguigno, ma il fratello anche colui che ti guarda in faccia, colui che sta accanto a te a casa, il tuo vicino di casa. Non è soltanto il fratello della fede, è il fratello umano, è l'essere umano. Quindi elementi fondamentali nell'Islam per costruire una fratellanza sana, umana, attiva, non passiva, è quello, la misericordia, di applicare la misericordia, che sempre è la femminile, perché senza la misericordia e la pazienza non possiamo mantenere una relazione sana fra le persone. Per cui questo è un impegno molto difficile, è una formazione che cerchiamo di raggiungere ogni fedele che frequenta, che vive nella comunità, anche magari che non frequenta la comunità, ma cerchiamo anche di raggiungerlo nel luogo dove vive. Grazie. Bene, Nedo, abbiamo sentito la risposta un po' del mondo delle grandi religioni. Secondo te la cultura laica farà proprio questo appello alla fraternità, che è anche legato a quello forte per la salvaguardia della casa comune, e in che misura? Io ne sono certo. Naturalmente anche la cultura laica non è monolitica, ma ha elementi più lucide e più aperte, quelle degli uomini più sensibili, non potranno non accogliere le richieste di Papa Francesco. D'altronde l'invito di Bergoglio è esplicito, si rivolge apertamente nell'enciclica anche agli agnostici, e da questo punto di vista è emblematica la sua scelta di utilizzare e citare nel testo la parabola evangelica di Buon Samaritano per dare il senso profondo di suo messaggio. Di fronte al ferito da soccorrere, lo straniero che presta soccorso necessita dell'aiuto a sua volta dell'affittacamere. Insomma, per dare risposte alle ferite gravi dell'umanità contemporanea c'è bisogno dell'aiuto di tutti, né la Chiesa da sola,
né i credenti da soli sono in grado di lenire le ingiustizie e le sofferenze degli uomini. Grazie Nedo, ringrazio Remigio Borgheresi per la preparazione dei servizi. Arrivederci.